Ciao a tutti, oggi sono qui con un nuovo video e questa volta si tratta del video dei prodotti terminati. Quindi ho messo insieme una serie di prodottini che ho terminato nell'ultimo periodo, vorrei parlarvene appunto dopo averli utilizzati per un tot di tempo fino a terminarli e farvi sapere se li ricomprerò o non li ricomprerò, anche se mi sono piaciuti, insomma i motivi, eccetera. Questa è una delle tipologie di video che preferisco vedere anche dalle altre YouTubers. Io in realtà è il secondo video che faccio di questo tipo, semplicemente perché, non perché non terminassi i prodotti, ma perché non li mettevo al posto giusto, cioè io li buttavo una volta terminati, mi dimenticavo sempre di creare un sacchettino o una scatola in cui riporli per poi farveli vedere. Però ultimamente sono diventata molto brava e sto facendo questa cosa, quindi metto via i prodottini e poi quando ne ho accumulati un po', come in questo caso, vi faccio il video. Allora, vado con ordine. Il primo prodotto che ho terminato è l'acqua micellare della Bioderma, che è questa qui. La conoscerete tutti, ve ne ho straparlato, ve l'ho fatta vedere in tantissimi video di make-up, di routine quotidiana, della sera, del mattino. Veramente non mi soffermo più di tanto. Questa qui, se volete saperlo, la trovate in farmacia, in parafarmacia. Costa intorno ai 16 euro, mi sembra, 16-17 euro. E comunque sono 500 ml, dura veramente tanto, tanto, tanto. Questo prodotto lo ricompro ogni volta che lo termino lo riprendo, quindi anche questa volta ce ne ho già uno pronto per essere aperto. Secondo prodotto terminato è questo struccante occhi di MAC che si chiama Gently Off Eye and Lip Makeup Remover. Quindi è uno struccante semplicissimo che non ricomprerò assolutamente, non perché non faccia il suo lavoro, è uno struccante buono ma a un prezzo eccessivo, non dura molto, anche se qui dentro ci sono, aspettate che lo trovo, 100 ml di prodotto, non dura così tanto, quindi non mi è piaciuto particolarmente, non mi ha entusiasmata, non lo ricomprerò e se dovessi consigliarvelo, non ve lo consiglio, se ne trovano di molto più economici a molto meno prezzo, sì, ce n'è ancora pochissimo, lo userò ancora una volta e poi cestino. Altro terminato è la rosa di Smirne di Lush, che è questa crema sapone all'olio di rosa turca, quindi è un bagno schiuma in realtà che io utilizzo sotto la doccia e tutti utilizzano sotto la doccia, è un bagno schiuma da utilizzare sotto la doccia che mi è piaciuto, ha un buonissimo profumo di rosa, l'ho sempre utilizzato in combinazione con Regina di Rosa, che invece è il burro corpo. Però se dovessi dirvi non lo ricomprerò perché il prezzo è eccessivo ed è un bagno schiuma normale. Non mi lascia quel profumo di rosa che vorrei come invece mi lascia l'altro prodotto. Quindi se mi dovesse capitare di fare un ordine dal sito inglese può essere che lo ricomprerei, ma in Italia il prezzo che no. Altro bagno schiuma terminato è questo qui che è il Water Lily and Oil di Nivea. È un doccia gel. Questo qui a me piace, l'inci non è il massimo. Quindi chi è attenta all'inci glielo sconsiglio, però a me per il resto piace perché è molto delicato, è molto adatto secondo me a questo periodo e in più al suo interno sono delle micro palline, micro sfere che mi piacciono molto quando si massaggiano sulla pelle appunto mentre ci si deterge, quindi mentre si fa la doccia. Quindi questo qui l'ho ricomprato, ma in realtà ho preso la versione azzurrina. Quindi l'altra adesso assolutamente non mi viene il nome, però insomma mi è piaciuto, perciò l'ho ricomprato solo cambiando, diciamo, profumazione. Ho terminato questo deodorante della Vichy, questo qui è il deodorant Ultra Fresh, è il deodorante di Vichy fatto così con l'erogatore fatto a spray. Mi è piaciuto, ma lo trovo un po' aggressivo, anche adesso che l'ho aperto ha questo odore e infatti adesso ho ripiegato sulla crema della stessa linea, perché comunque il deodorante il suo lavoro lo fa, perciò ho voluto solo trovare qualcosa che avesse meno profumo. Questo non ha tanto profumo, però io lo sento troppo, insomma, mi sa di un profumo quasi con una sottonota alcolica e non mi piace. La crema invece che ho ricomprato e che sto usando adesso, che ho comprato ex novo, non l'avevo mai provata e la sto usando al posto di questo. Devo dire che mi piace. Ho terminato anche quest'acqua micellare di Sephora, questa qui era una mini size che avevo preso per provarla. Buona, ma assolutamente non la ricomprerei al posto della mia Bioderma, quindi sì, era comoda da portarsi in viaggio, eccetera. Anzi, fatemi sapere voi dove trovate le mini size della Bioderma da portarsi in viaggio, perché piuttosto che questa preferirei appunto prendere un formato mini di quell'altra.
Comunque sì, è una buona acqua micellare, ma niente da paragonare all'altra, cioè non riesce a struccare tutto come fa l'altra, quindi ho terminato anche questo shampoo che è il Phyto Progenium di Phyto o Phyto, che è questa marca che conosciamo tutti, soprattutto famosissima per la crema che vi ho fatto vedere anch'io mille volte, che è la crema 9 piante, 9 vabbè, la crema di Phyto 9. Che c'è anche la Phyto 7, quella, e questo è uno shampoo per tutti i tipi di capelli. Sì, è stato uno shampoo buono, va bene per essere usato per lavaggi frequenti, ma per ora non lo ricomprerò anche perché ho tantissimi shampoo da terminare e altri nuovi da provare che mi sono anche arrivati, quindi assolutamente non comprerò shampoo in questo periodo, compreso questo. Ho terminato anche questo solvente per smalto, quindi leva smalto della Sienne, con l'erogatore fatto in questo modo, che mi avevate consigliato voi, che si trova facilmente alla Lidl, e ho già ricomprato appunto quello nuovo perché avevate ragione, mi sono trovata veramente benissimo con questo prodotto. L'unica cosa che volevo dirvi, anzi farvi vedere, è che è successo questo. L'erogatore è diventato così praticamente, quindi a un certo punto non riuscivo più con il pusciappino, insomma, a prelevare il prodotto, perciò dovevo aprire la confezione e ribaltarmelo sul dischetto. A parte questo inconveniente, ottimo, infatti l'ho già ricomprato. Ho terminato ancora questa crema mani dell'Occitane, questa era un'edizione limitata, è la Crème Man Miel, e sì, è appunto la crema mani al miele che era uscita in edizione limitata, il packaging è stupendo, e quando ho provato questa crema me ne sono innamorata, tant'è che prima che terminasse la scorta, perché appunto essendo un'edizione limitata ora non è più reperibile, perlomeno qui da me ne ero prese altre due, quindi questa qui mi piace talmente tanto che già mi ero prefissata di averne almeno un paio per sostituirla quando l'avrei finita e l'ho terminata. Sono veramente ottime. Questa mi pare che costi intorno ai 7 euro e ci sono 30 ml di prodotto. A me è durata tanto perché comunque non ne serve molta per fare un buon risultato e vi lascia un profumo di miele stupendo sulle mani, l'ho applicata adesso solo prima di fare il video per proprio togliere l'ultima goccia di questa crema che è stupenda. Se siete attenti all'inci, l'inci non è il massimo. Ultimi due prodotti terminati per oggi sono questo balsamo labbra di Barbize, questo qui è il Beeswax Lip Balm, che è quello che è fatto con cera d'api, però in realtà ha un fortissimo, veramente fortissimo profumo di menta. Fortissimo, che a me non piace. L'effetto di questo burro cacao, ve ne avevo anche parlato probabilmente nel video su quale burro cacao scegliere, è ottimo, soprattutto d'inverno mi ha riparato molto le labbra e mi ha aiutata molto. Però non lo ricomprerò semplicemente perché veramente mi infastidisce questo fortissimo odore di menta che ha e non riesco a tenerlo sulle labbra, dopo un attimo mi viene da toglierlo perché ha un effetto davvero molto forte. Non so se qualcuno di voi l'ha mai provato, mi dica nei commentini qui sotto se non trova che l'odore sia un po' forte e anche proprio l'effetto che dà. E poi ho terminato anche della Maybelline il Master Precise, che sarebbe l'eyeliner in penna che vi ho fatto vedere, avevo acquistato nel primo haul cumulativo dall'America, perché qui non lo trovo questo qui di Maybelline. E se qualcuno di voi lo trova, per favore mi dica dove, perché io non lo trovo proprio questo qui. Devo dire che lo amavo veramente, sono riuscita a terminarlo in pochissimo tempo, quindi ritengo che sia un prodotto che forse si secca in fretta, ma non saprei dirvi perché in realtà l'ho veramente stra super super utilizzato. Mi piaceva tanto, mi dispiace un sacco che sia finito. E non potendo andare in America non posso riprenderlo, qui in Italia io proprio non lo trovo. Quindi questi erano tutti i prodotti che ho terminato nell'ultimo periodo. Come sempre fatemi sapere nei commentini qui sotto se c'è qualche prodottino che abbiamo in comune, se avete qualche prodottino che voi avete terminato e che vi sentite di consigliarmi. E io spero che comunque il video vi sia stato utile e vi abbia tenuto compagnia. Se vi è piaciuto mi raccomando mettete mi piace e poi se vi va iscrivetevi al canale. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!